dirigenti Rai avrebbero deciso di lanciare un programma per sostituire definitivamente Che Tempo Che Fa. Ecco tutte le informazioni da conoscere. È passato un anno da quando Fabio Fazio ha lasciato la Rai dopo circa 40 anni. Una decisione che ha portato i dirigenti di Viale Mazzini a prendere delle decisioni in merito alla programmazione televisiva. Se la scorsa stagione il programma CTCF non era stato fattivamente sostituito, le cose cambieranno nei prossimi mesi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i vertici dell'azienda abbiano pensato di affidare a Massimo Giletti un programma che sostituisse Che Tempo Che Fa. Il conduttore, infatti, è tornato ufficialmente in Rai dopo aver lasciato la 7, dove per anni ha condotto Non è l'Arena. Dopo una serie di appuntamenti one shot, Giletti è dunque pronto a tornare da protagonista nella nuova stagione televisiva, come ha anticipato TV Blog. Rai. Massimo Giletti sostituisce Fazio. Tutto sul nuovo programma. Da quello che fino ad ora è trapelato dai piani alti di Viale Mazzini, pare che Massimo Giletti sia stato individuato come la persona giusta per riportare in TV i grandi temi: l'intrattenimento, il dibattito, le informazioni, gli umori e tutto il mood che il pubblico era abituato a vedere con Che Tempo Che Fa, programma che si fosse trasferito da una stagione sul 9. Come accennato in precedenza, da quando Fazio è andato via non c'è stato più nessuna trasmissione di quel genere. E quindi toccherà a Giletti ricostruire uno show con quella forma e quella sostanza. Il titolo del programma dovrebbe essere Lo Stato delle Cose, che sarà realizzato dalla direzione cultura dell'azienda diretta da Silvia Calandrelli. Anche CTCF era realizzato e seguito dalla direzione cultura della Rai, e quindi il nuovo format condotto da Giletti dovrebbe essere seguito direttamente dal vice direttore Rosanna Pastore, che appunto guardava da molto vicino anche il lavoro fatto da Fazio. Il programma andrà in onda il lunedì sera su Rai 3, non sfidando Che Tempo Che Fa, che invece va in onda la domenica sera sul 9. Per il momento non c'è una data ufficiale di messa in onda, ma pare che Giletti possa partire già dal prossimo settembre e intrattenere i telespettatori per tutta la stagione televisiva. Per ulteriori dettagli non resta che aspettare la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai in programma nei prossimi giorni, in cui ci saranno altre novità.